Dio è proprio un signore. Io sono Dio. Bingo! Ma in tutti i sensi, eh? Anche quando si presenta per la prima volta alle persone, soprattutto quelle più scettiche, perché sa benissimo come prenderle. Beh, è stato un piacere, Dio. Ed è il caso emblematico di Simone, detto Pietro, il primo degli apostoli. Un tipetto dal caratterino non facile, tanto che nel Vangelo sono più le volte che sbaglia anziché quelle che azzecca. Eppure Gesù ha provato ad acchiappare anzitutto lui. E infatti un giorno, mentre la folla seguiva Gesù sulla spiaggia di Tiberiade, siccome non esistevano ancora i microfoni, Gesù pensò bene che se avesse parlato in mezzo al lago, il suono si sarebbe amplificato e tutti sulla spiaggia lo avrebbero sentito benissimo. Perciò prese e salì su una barca, chiedendo al proprietario di scostarsi un poco da terra. Ora, il proprietario di questa barca era Simon Pietro, un pescatore che era appena tornato da una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, la sapete pure voi, senza però prendere un tubo, manco un pesciolino, niente. E questo era il motivo per il quale lavava le reti, abbastanza incavolato col mondo. Tu guardi le tue reti vuote. Esatto. Quindi diciamo che per Gesù non era proprio il momento ideale per presentarsi, eh? Ma noi sappiamo che Gesù ha le sue tecniche comunicative, cioè parlare alla folla per parlare indirettamente anche a Simone. Perché chi si esalta sarà abbassato. Il quale fa finta di non ascoltarlo, occupato com'è con le sue reti. Ma chi si abbassa sarà innalzato. Poi però, finita la catechesi, Gesù ci prova direttamente a fare amicizia con Simon Pietro, facendogli una proposta. Spingi la barca dove l'acqua è più profonda. Beh, così sembra che semplicemente debba andare un po' più a largo. Ma Gesù, in altre parole, sta dicendo a Pietro di andare dove è profonda la sua vita, oltre che l'acqua. E il bello è che Simon Pietro ci è andato un sacco di volte lì dove è profondo, senza però risolvere nulla. Solo che stavolta c'è Gesù sulla barca. E le cose cambiano. E cosa cambia di preciso? Beh, ad esempio cambia che proprio nel punto dove ha fallito pesca un botto di pesci. Ma non solo, non ci dovrà più tornare lì in quel punto, perché Gesù gli fa una proposta ancora più accattivante. Sarai pescatore d'uomini. Una proposta così accattivante che Simone lascerà sia la barca che i pesci, perché gli sembravano troppo pochi. In altre parole, questo è il modo di presentarsi di Dio. Prima ti parla in modo indiretto e tu fai finta di non sentirlo. Poi però appena gli dai retta ti fa andare in profondità nelle cose e alla fine ti ritrovi tu stesso a lasciare la vecchia vita, perché ne scopri una molto più grande e più bella di quella di prima. E in tutto questo sai qual è la cosa bella? Che anche se tu non cercavi affatto Dio, Dio cercava te.